Telespettatori di Mondo Futsal, buon pomeriggio. Ci siamo al passo d'avvio della stagione ufficiale 2018-2019 con il primo turno di Coppa Lazio di C2 che si giocherà qui oggi alla palestra del Meucci del Liceo Scientifico di Aprilia tra la Buona Onda Aprilia, padroni di casa, e la SD Atletico 2000. Si inizia ufficialmente in questo istante la stagione ufficiale 2018-2019 di C2. E prima rete all'ottavo del primo tempo su schema da calcio in angolo, prima rete del capitano numero 11 Infanti a favore della Buona Onda. E ottima conclusione al decimo del primo tempo dell'Atletico. Conclusione del numero 5 Pacchiarotta, ottima risposta del portiere. Palo da parte del Buona Onda, colpito dal nuovo entrato Violetto dell'Atletico 2000, e ulteriore pericolo corso dalla Buona Onda. Occasione fallita al 17esimo. Ottima azione di Violetto e tiro parato dal portiere Cirilli. Ancora un recupero di palla da parte dell'Atletico 2000. E clamorosa occasione fallita dal numero 9 dell'Atletico 2000. Ottima battuta e rete del numero 10 che con una conclusione centrale è andata a trovare il pareggio al 25esimo del primo tempo. Il posizionamento della barriera. Ottima esecuzione da parte dell'Atletico 2000 che ha sfiorato addirittura il vantaggio. E rete del numero 11 Infanti che porta a 2 il numero della Buona Onda e a 2 il numero del suo score personale. Abbiamo già visto essere dotato di un buon tiro, probabilmente proverà una conclusione diretta e la prova è soltanto una grande parata del portiere Cirilli evita il pareggio. Buon recupero di palla dal numero 4 Atletico 2000. Anzalone, conclusione in porta parata da Cirilli in calcio d'angolo. Ottima conclusione del numero 11. Pericoloso recupero e palo clamoroso dell'Atletico 2000. E secondo gol su calcio da fermo del numero 10 Valentini. Veramente un cecchino infallibile da questa situazione. La partita di oggi ci smentisce in questo senso. Conclusione a rete di Lorello. Trattava di una rimessa in gioco in diretta, quindi doveva essere toccata almeno da un altro giocatore della squadra avversaria. Ottimo il tiro e rete del numero 2 Perilli su ribattuta del portiere Polverini. Ottima l'azione a rimorchio del numero 2 Perilli, ottimamente ben battuti. Buona esecuzione anche da parte della Buona Onda. Ottima parata di Cirilli. E rete, quarta rete della Buona Onda sul schema da calcio d'angolo e conclusione vincente all'angolino basso alla destra del portiere Polverini di Lorello. E nuova conclusione di Lorello. Ottimo gol, bellissimo gol del numero 11 Infanti.
che porta a 5 le marcature della buona onda, veramente una bella azione. Ottima l'azione della buona onda che ha liberato al tiro Cimadon, il numero 7 Cimadon. Probabilmente l'azione. Con il tiro libera fuori dalla squadra avversaria. Anche in questo caso. E qui termina la partita con un salvataggio sulla linea da parte dei ragazzi della buona onda. Anche in questo caso il capitano Valentini aveva ben centrato la porta. Quindi risultato finale 5-2 a favore dei ragazzi di Aprilia. Bellissima partita, molto intensa, molto interessante, molto ben giocata da ambedue le squadre. Il risultato praticamente si è direzionato praticamente soltanto verso la fine della partita, quando probabilmente dovuto al calo fisico dei ragazzi romani la buona onda ha potuto mettere in mostra quelle che sono le sue qualità sia tecniche che tattiche. Un arrivederci a tutti, un grazie e a risentirci a presto.